San Siro di Pavia. Vissuto probabilmente intorno alla metà del IV secolo, della sua vita e delle sue opere non sappiamo praticamente nulla. Le poche informazioni sono desunte da leggende, tra cui quella dell'anonimo autore del De Laudibus Papie, uno scritto del 1330. L'intenzione dell'autore era vantare la supremazia della chiesa di Pavia, capitale del regno longobardo e rivale di Milano. Secondo un'altra leggenda, sarebbe Galileo, il giovane che porse a Gesù i pani e i pesci per il miracolo della moltiplicazione. Venuto in Italia dalla Palestina, sarebbe stato consacrato vescovo ed inviato ad evangelizzare Pavia. È patrono di Pavia, nella cui cattedrale riposa in un sarcofago di cristallo.